Buongiorno a tutti, buongiorno Siena. Signori e signori, istituita dall'ONU, oggi è la giornata internazionale della felicità, che si celebra in tutto il mondo appunto il 20 marzo di ogni anno. Siate felici, questo è l'invito che arriva da parte nostra, ma se vogliamo anche dal pontefice Papa Francesco, che in un libro appunto ha voluto riassumere quello che è il senso della felicità. E ci affidiamo anche a un altro grande personaggio per essere felici, Roberto Benigni, che ci racconta che cos'è la felicità. La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì, dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. E queste le belle parole di Roberto Benigni per introdurre la giornata di oggi, ma di giornate del 20 marzo ce ne sono state tante, quindi negli anni anche personaggi famosi che sono nati in questa data. Quindi compleanni celebri, cominciamo con Henrik Ibsen, nato nel 1928, poeta e drammaturgo norvegese. Azeglio Vicini, classe 1933, lo ricordiamo come allenatore di calcio, anche della nazionale. Antonio Bassolino, classe 1947, politico. Poi William Hart, attore statunitense, nato nel 1950, Guido Bertolaso, stesso anno di nascita, medico, funzionario della protezione civile, poi ancora Isolde Kostner, campionessa di sci, nata nel 1975, Sara Felberbaum, l'attrice di origine inglese, nata nel 1980. E per quanto riguarda i fatti più importanti della storia, 1731 il terremoto di Foggia, 1760 il grande incendio di Boston che distrugge 349 edifici, poi 1861 cade l'ultima roccaforte borbonica, Civitella del Tronto, tre giorni dopo la proclamazione in Parlamento a Torino del Regno d'Italia. Siamo al 1956, la Tunisia ottiene l'indipendenza dalla Francia. 1969, John Lennon sposa Yoko Ono. 1974, fallito tentativo di rapimento della principessa Anna e del marito, il capitano Mark Phillips, fuori da Buckingham Palace a Londra. 1986, nel supercarcere di Voghera, Michele Sindona, condannato per l'omicidio Ambrosoli, è avvelenato con un caffè al cianuro. Morirà due giorni dopo. 1994, a Mogadiscio, in Somalia, vengono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ci ricordiamo ancora questo tragico fatto di sangue, così come ci ricordiamo la data del 20 marzo 2003, inizia la seconda guerra del Golfo con l'invasione dell'Iraq da parte delle forze anglo-americane. E adesso invece per le storie di Siena torniamo in città, andiamo da Maura Martellucci. Buongiorno Siena, il 20 marzo del 1286 muore un altro noto e grande amato personaggio, grande uomo nato nella nostra città, il beato Ambrogio Sansedoni. Era nato nel 1220, a 17 anni entra nell'ordine domenicano, studia a Parigi con Umberto Magno, poi a Colonia, insegna anche in quelle scuole. Per umiltà non vorrà mai nessun grado, nemmeno quello di maestro. È condiscepolo di Tommaso d'Aquino e svolge nella sua vita un'ininterrotta missione di pace anche all'interno dell'impero tedesco, dopo la condanna di Federico II nel Concilio di Lione e la scomunica, in modo da far ritornare almeno in morte Federico in grazia di Dio, e ci riuscirà. Fu a Firenze, a Genova, a Venezia come predicatore di pace e predicatore per una nuova crociata. A Roma insegna nello studio pontificio, è annoverato tra i maestri del Sacro Palazzo, riceve molte cariche nell'ordine domenicano ed è priore proprio nella Basilica di San Domenico a Siena.
Dal 1306 viene corso un palio in suo onore, logicamente è un palio alla lunga e alcune fonti dicono proprio che viene corso il 20 marzo, altre dicono il venerdì prima della Domenica di Passione, altre la stessa Domenica di Passione, altre prima del Palio dell'Assunta, insomma noi ce lo immaginiamo corso nel giorno della sua morte e il ricordo della sua morte, e questo palio durerà fino addirittura al 600. Il comune stabilì che questo palio portasse al vincitore 25 lire e l'arrivo, è l'unico caso del palio alla lunga, era individuato proprio davanti alla Basilica di San Domenico in suo onore. La colonna dove veniva essato il palio da consegnare al vincitore veniva posta in fondo a Via del Paradiso. Ricordiamo che oggi, nella ricorrenza della nascita al cielo del Beato San Sedoni, saranno celebrate dentro Palazzo San Sedoni, nella cappella a lui dedicata, che oggi è sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, varie messe in suo onore, e verrà distribuito ancora nell'occasione il pane benedetto, che era un gesto che veniva fatto per i poveri e veramente continua con quello spirito per mantenere questo senso di carità che il Beato Ambrogio aveva. E le elargizioni, ancora tradizionalmente venivano offerte durante le celebrazioni, saranno destinate quest'anno alla Caritas diocesana di Siena, Colle Valdezia e Montaccino, a sostegno delle persone bisognose del nostro territorio, che sono tante, e quindi ancora oggi continua a portare bene e a chi ha bisogno il Beato Ambrogio che ricordiamo. Abbiamo parlato della giornata della felicità, ma c'è da essere poco felici se andiamo a guardare le notizie che ci arrivano dal fronte della guerra, dei due conflitti che tengono banco ovviamente come aggiornamento delle news. E quindi cominciamo da Israele Hamas, le notizie di oggi con raid israeliano a Gaza, 27 morti nel campo profughi di Nuseirat, appunto l'aggiornamento con l'attacco aereo al centro della striscia. A Torino non collaboriamo più con Israele, la decisione dell'Università di Torino, con un solo contrario, è il primo a sospendere la collaborazione con la realtà accademica israeliana. Parziale vittoria per i collettivi studenteschi, un unico voto contrario all'Ateneo di Torino. E poi la morte di Joe Barone, il dirigente generale della Fiorentina, aveva 57 anni. Un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio. Il dirigente è morto all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dopo il malore di domenica. Borrell dice 3 miliardi per le armi a Kiev dai fondi russi congelati, ma c'è l'ombra di Orban. La proposta dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per sfruttare gli asset sanzionati. Le quote destinate a Kiev saranno in proporzione a quanto ciascun paese contribuisce al bilancio appunto dell'Unione Europea. E poi invece una riflessione, quella che arriva oggi, riguarda carabinieri, poliziotti, finanzieri, un suicidio ogni 6 giorni, un fenomeno di cui nessuno parla. E andando avanti, cosa serve all'Ucraina per salvarsi? Forze fresche e proiettili sono essenziali per contrastare la superiorità di Mosca ed evitare una spallata russa da qui all'estate. Il punto militare sul conflitto. Il voto in Russia e la guerra in Ucraina, quindi l'argomento che si aggancia alla notizia precedente. Salvini assente in Senato, poi la nota sintonia. Il partito e il governo cercano di chiudere il caso apertosi dopo le dichiarazioni del leader sul voto russo. Europee del 2024, il sondaggio sull'Italia, Meloni al 27%, M5S, Movimento 5 Stelle, che tallona il PD, testa a testa Lega Forza Italia, il sondaggio politico di Ipsos con tutti i dati dei partiti in Italia alle prossime europee. Dunque c'è un vantaggio di Meloni al 27%, di un Movimento 5 Stelle che tallona il PD e un testa a testa Lega Forza Italia. Da capire poi come cambierà questo sondaggio con i dati reali che arriveranno ovviamente. Devi cambiare il televisore? Dal compatto 32 pollici al maxi schermo ci sono tante occasioni, in questo caso oggi insomma ci propongono una scheda con
le offerte e con le proposte per quanto riguarda i nuovi televisori. L'iPhone, la friggitrice ad aria e i nuovi sconti Amazon sono meno convenienti, ma qualche buona offerta c'è. In questo caso ancora di sconti si parla, mentre noi andiamo avanti. Alessio Giannaccari, il giallo del ventenne scomparso ad Amsterdam, è ritrovato morto vicino ai binari della metro. Giorni di ricerche, messaggi sui social di angoscia ma anche di speranza. Poi ieri la notizia tragica con Alessio, ventenne leccese, che è stato trovato senza vita appunto alla periferia di Amsterdam, vicino ai binari. Per quanto riguarda un'altra news, un approfondimento sulla guerra, Putin vuole la testa di Zelensky, il primo piano del Corriere della Sera sul web. Per quanto riguarda invece il Corriere, propone le pagine storiche, le prime pagine storiche, dall'esordio alla pandemia, dal regicidio all'11 settembre, insomma sono tanti gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente, meno recente e riproposta dal Corriere della Sera. Guerra in Ucraina, Salvini assente in Senato dove parla Meloni, ma sintonia con Giorgia, il Premier, noi con Kiev. Appunto, in questo caso strategia, cosiddetta strategia dell'assenza per quanto riguarda Matteo Salvini, assente giustificato, però ha detto ai suoi di avvertire Palazzo Chigi che non sarebbe stato in aula al Senato. Danni alle auto in sosta, 16 milioni di casi all'anno, una spesa media di 701 euro per ripararle. Le officine aprono agli sconti, parcheggiare in strada è sempre più rischioso. Ci sono dati, insomma, anche molto preoccupanti, se vogliamo, perché 16 milioni di casi all'anno non sono certo così bruscolini. Per certi aspetti ci sono dei dati, appunto, e ci sono anche i costi molto alti, una spesa media di 701 euro per riparare le auto danneggiate. Gli azzurri che arrivano in Florida e trovano Jannik Sinner in campo, l'Italia di Spalletti si è trasferita appunto in America e ha incontrato il tennista, salutato da un applauso caloroso, che ha poi assistito all'allenamento. Morta asfissiata in auto con il fidanzato a Napoli, l'Iran non vuole la salma, era una peccatrice, salviamo l'onore di Vida, ridiamo dignità alla sua figura. L'appello appunto dell'iraniano e laureando in odontoiatria a Pisa, il giovane che fa capire in questo appello qual è la situazione. L'Iran non vuole la salma della ragazza morta asfissiata in auto. E poi BCE, l'affondo sulla novità del Green Deal con la produttività che rallenta, il rendimento delle imprese può calare di un terzo in 5 anni, meno emissioni ma anche meno produttività è il dato che arriva. Stipendi degli infermieri, gli aumenti medi di 156 euro per quasi 600.000 dipendenti, il piano per fermare la fuga dalle corsie. La stagione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego si aprirà ufficialmente oggi, mentre intanto invece la scuola si ferma, quella scuola che si ferma per la fine del Ramadan, ne abbiamo parlato anche ieri mattina. Qui l'Italia del futuro, i prof sugli ispettori fanno le pulci a chi lavora 14 ore al giorno. Minacce e insulti al personale dell'istituto comprensivo che ha scelto di sospendere le lezioni l'11 aprile. Le classi sarebbero state mezze vuote. Comunque arrivano gli ispettori del ministero e poi insomma una vicenda che sicuramente tornerà d'attualità. Vedrete, ne parleremo ancora. Insonnia, adesso parliamo di salute. Ne soffrono 4 milioni di italiani, uno su tre si sveglia prima delle 5. Sono oltre 4 milioni gli italiani che non riescono a dormire di più e insomma c'è chi ne approfitta per cucinare, stirare o portare il cane a passeggio. Il 60% è donna. Il gesto della pistola contro Meloni, lo studente del Righi invierò una lettera di scusa ma con saluti, parla l'alunno minorenne appunto del liceo di Roma, al centro delle polemiche dopo la visita a Palazzo Madama, e in questo caso una polemica che sta proseguendo. Le elezioni regionali in Basilicata, Speranza, io minacciato di morte dai Novax, per questo non mi sono candidato. L'ex ministro della salute ha scelto dunque di non candidarsi dopo le pressioni vissute durante l'emergenza Covid. E per quanto riguarda la mamma di Giorgio, il padre dell'omicida ha fatto il gesto della pistola agli amici di mio figlio, parla la madre del musicista assassinato, il ragazzo che ha sparato si aspettava una sentenza più mite. In questo caso la donna che racconta appunto e dice il padre dell'omicida ha fatto il gesto della pistola agli amici del figlio. Mafia e politica a Bari, Piantedosi che valuta l'ipotesi di sciogliere il comune, insediata la commissione e quindi il Viminale ha nominato una commissione di accesso per valutare l'ipotesi di commissariare il comune. Vedremo quello che accadrà. Poi Kate Middleton, i commenti, le teorie dopo l'ultimo video, è una sosia, un altro falso, insomma qui la vicenda non finisce più, il filmato pubblicato e le foto mostrano la principessa
a fare la spesa così comunemente come farebbe un cittadino qualunque, ma ci sono altre polemiche anche in merito a questo video e anche a queste foto. Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, via libera della Corte Suprema all'arresto dei migranti in Texas da parte della polizia, respinta la richiesta di Biden e quindi alla fine la Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto sì. Per quanto riguarda un documento, Carmelo Bene, che rivive il decostruttore del teatro. Poi a Napoli 11 arresti nella famiglia di Francesco Valda, accusato dell'omicidio degli chalet, ordini impartiti dal carcere. Il giovane accusato appunto ha una personalità allarmante e pericolosa, dice il GIP. Il testamento della contessa, l'inchiesta per truffa, la storia della casa di Monte Carlo dove Fini non abitò mai, l'immobile appunto donato ad Alleanza Nazionale, poi venduto, e di questo si parla con Fini al centro di questa vicenda. Per quanto riguarda invece un'altra notizia, una notizia che ci porta a dipingere la vita, Pasolini pittore, il focus nell'app della lettura, quindi in questo caso un approfondimento di tipo culturale. Poi Ferragni e Fedez insieme con foto separate per il compleanno del figlio. Lei fa un po' male, dice il più grande dei figli dei Ferragnez, che ha compiuto 6 anni, e quindi i genitori erano evidentemente insieme alla festa, ma sul web hanno sottolineato la loro distanza. Rai, procedimento disciplinare per Giacovazzo dopo il commento sulla figlia di Fiorello. Ora questa avrà 12 trasmissioni, la battuta caustica di Giacovazzo appunto sfuggita al controllo della regia e subito sanzionata. Per quanto riguarda invece Céline Dion, che ammette: la malattia è una delle esperienze più difficili della mia vita, ma sono determinata a tornare sul palco. È mercoledì e quindi andiamo subito alla centrale operativa della Polizia Municipale di Siena. Ci sta aspettando l'ispettore Lorenzo Berrettini. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno, allora come al solito collegamento diviso in due parti, con l'aggiornamento della viabilità nel primo intervento e poi approfondiremo un tema che insomma ogni volta interessa sicuramente chi ci segue. Intanto, quali sono le news per la circolazione stradale in queste ore? Allora, nulla di nuovo da segnalare in questo mercoledì, dove anche oggi viene svolto il mercato settimanale nei pressi della Fortezza Medicea. Per quanto riguarda però le ordinanze principali di cui vogliamo parlare oggi, va indicata quella che riguarda la strada Massetana, quella che porta appunto alla porta di San Marco. Allora, dalle ore 9 alle ore 16, nel periodo compreso tra il lunedì passato 18 marzo e sabato 30 marzo, si svolgerà la seconda parte dei lavori del taglio degli alberi, un abbattimento purtroppo necessario di circa 44 piante, che però influirà molto positivamente sulla viabilità, in quanto il manto stradale sarà ripristinato e quindi non sarà più pericoloso. Nello specifico, nell'orario sopracitato, nel tratto di strada di Massetana, compreso tra l'intersezione con la piaggia del Giuggiolo, intersezione esclusa, e la strada laterale di accesso ai civici dal 13 al 31, sarà in vigore un divieto di rimozione e di divieto di transito veicolare e pedonale, ad eccezione dei veicoli al servizio del cantiere, chiaramente. Ai mezzi provenienti da strada del Giuggiolo, quindi in direzione discesa verso strada di Pescaia, sarà obbligatoria la svolta a destra in direzione di Colonna San Marco. La strada di San Carlo, che dalla Massetana percorre verso la porta di San Marco, risulterà essere senza sfondo nella direzione appunto della porta di San Marco e percorribile solamente dai residenti diretti alla loro sede privata. Sarà inoltre in vigore un divieto di sosta con rimozione. Per quanto riguarda sempre questa ordinanza, in via delle Cerchia sarà in vigore un doppio senso di circolazione, così come per gli autorizzati di via Paolo Mascagni. Si ricorda inoltre che l'accesso alle ZTL nelle zone di San Marco e Tufi per i veicoli autorizzati, quindi con permesso, sarà consentito esclusivamente da Porta Tufi un percorso sia da via Mattioli sia da via di Fontanella, ad eccezione dell'arco temporale 13:50-14:10 per l'uscita delle scuole dei plessi presenti nella zona. Inoltre, nel periodo compreso dal lunedì 11 passato e sabato 30 marzo, dalle ore 9 alle 16, ad eccezione del sabato pomeriggio e delle domeniche, sarà inibito il transito e l'attracco dei bus turistici nella zona di Piazzale Biringucci, oltre che il transito degli autobus di grandi dimensioni che vanno verso l'Hotel Atena.
Proseguendo nelle ordinanze che ci interessano e che sono da appuntamento per il periodo, da non perdere sarà quello di sabato 23 e domenica 24 marzo, con la seconda edizione della mostra del disco e del CD al Tartarugone di Piazza del Mercato. Questo si svolgerà dalle ore 10 alle ore 19. Questa iniziativa è mirata logicamente ad attrarre una serie di turisti e collezionisti da tutto il mondo e curiosi anche della cultura musicale, semplici curiosi. Questo non è uno dei numerosi eventi che ci sarà da qui alla fine del mese e per questo motivo dalle ore 20 del venerdì 22 precedente alle ore 7 del lunedì 25 marzo sarà in atto un divieto di sosta nella piazza del mercato prospiciente il Tartarugone ed esattamente sotto di esso per tutto il perimetro che riguarda appunto il Tartarugone. Altrettanto divieto con rimozione sarà previsto nella parte sotto il palazzo comunale che riguarda l'area mattonata tra i civici 22 e 27. Ricordiamo che comunque ulteriori informazioni potrete trovarle all'interno del sito del Comune di Siena realizzato dalla Direzione Affari Generali e Istituzionali del Servizio di Relazione con il Pubblico, il cosiddetto URP, in collaborazione con la nostra Polizia Municipale. Grazie per queste informazioni. Oggi vogliamo approfondire con l'ispettore un tema che riguarda i comportamenti alla guida. Ne abbiamo parlato l'altra volta, insomma, di come bisogna comportarsi, per esempio, se si ha un animale domestico in auto. Oggi invece vogliamo un po' spiegare quali sono le norme e le regole di comportamento per l'abbigliamento da tenere in auto, perché insomma guidare magari con tre cappotti oppure con le ciabatte non va bene. E quindi spieghiamo un po' come ci si deve comportare. Allora, gli articoli 140 e 141 obbligano a mantenere sempre il pieno controllo del veicolo e del bene condotto. Ma dobbiamo dire che non esiste un vero e proprio abbigliamento indicato per la guida delle vetture e dei cicli e dei motocicli. Il comma 2 dell'articolo 141 però dispone che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo, quando nel suo campo di visibilità si presenta un qualsivoglia oggetto o persona o altro tipo di ostacolo. In sostanza, quindi, non deve mai mancare un efficace utilizzo dei pedali del freno, dell'acceleratore e della frizione. Oggi, comunque, come si è detto, il codice a strada non prevede l'obbligo delle scarpe chiuse, per cui non è impedito di guidare con delle ciabatte ai piedi. Sarebbe magari il caso che nel momento in cui si indossano tali tipi di calzature fossero delle calzature un po' più particolari, quindi non semplici infradito, ma magari delle scarpe con un laccio che possa mantenere saldo al piede la stessa ciabattina. Beh, quindi abbiamo insomma un po' chiarito la questione, perché tante volte abbiamo sentito dire no, con le ciabatte non si guida, ma sì, invece si può guidare. Adesso insomma un chiarimento in base ovviamente agli articoli del codice della strada che abbiamo avuto dall'ispettore, che ringraziamo, auguriamo buon Grazie lavoro a voi, a tutti. Ovviamente a tutti voi, ci ritroviamo mercoledì. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Adesso torniamo alle notizie, quelle di carattere nazionale, di ampio respiro. C'è una notizia per il nostro regista, oggi assistente regista Tommaso, insieme a Diego. Ovviamente so che è molto interessato alla decisione del derby, insomma alla data del derby Milan-Inter che si giocherà lunedì 22 aprile. Può assegnare lo scudetto, l'ufficialità della Lega di Serie A arriverà domani con il comunicato con gli anticipi, cioè arriverà oggi, quindi alla fine anticipi e posticipi fino alla 33esima giornata, e comunque c'è già l'ipotesi appunto del derby Milan-Inter nella data del 22 di aprile. Abbiamo anche tante altre notizie curiose se vogliamo, e quindi le possiamo leggere per quanto riguarda insomma quello che è accaduto in queste ultime ore. Intanto andiamo a cercare la news che parla della carta d'identità elettronica, il rilancio tra le app e il digital, ma non sostituirà lo speed. Quindi tutte le novità per quanto riguarda la nuova campagna di comunicazione che accompagnerà la cosiddetta rinascita dell'innovativo strumento, aumenterà al massimo il livello la sicurezza sul trattamento dati, consentirà di snellire numerosissime pratiche burocratiche, ma qui ci dicono che comunque non andrà a sostituire la speed. E invece per quanto riguarda borseggiatrice quasi linciata in metro a Roma, lapidatela, c'è il video e tanti commenti, borseggiatrice che è stata riconosciuta allontanata dalla metro di Roma e appunto
con tanti interventi. D'altronde i video oggi caratterizzano un po' la nostra quotidianità. C'è un altro video che tiene banco sul web, è la guerriglia allo stadio in Padova Catania, ultras siciliani che piombano in tribuna, scoppia il caos, poliziotti in campo, è accaduto di tutto, scene da guerriglia urbana allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di Serie C. E poi per quanto riguarda invece le altre notizie, in questo caso per il gesto della pistola, lo studente che si scusa nei confronti di Meloni, non ce l'avevo con lei, il mio dissenso è verso destra e anche verso sinistra. Poi ancora notizie che ci portano adesso a livello regionale a scoprire qual è la situazione per quanto riguarda La Città, che è il quotidiano di Salerno e provincia. Santoni e Veggenti, allarme nei quartieri, questo è il titolo. Salerno, la dura lettera dei parroci ai fedeli dopo il caso dei volantini per le processioni a Gallinaro. Non cadete in queste trappole, nelle nostre comunità c'è chi finge di poter compiere miracoli, è solo un inganno. Dunque non credete troppo appunto ai miracoli, non credete troppo a chi vi propone delle magie, ma insomma cercate di stare con i piedi per terra, come si dice. Il Corriere della Sera, il titolo è Meloni, Russia, voto farsa, la Premier dopo Salvini, ma niente escalation, premierato lo scontro con Schlein, la guerra in Ucraina, l'intervento in Senato, con Putin non si tratta, ha detto Meloni, assente il leader leghista. Poi 20 anni al killer di Giorgio, le minacce del padre in aula, la madre della vittima, ora giustizia è fatta. Poi europee, Fratelli d'Italia al 27%, PD tallonato dal Movimento 5 Stelle, destre dell'Unione Europea in crescita, ma all'opposizione il sondaggio Ipsos, appunto con lo scenario di una nuova maggioranza Ursula, in questo caso le intenzioni di voto alle europee. Regole, disciplina e meno giochi, la battaglia del professor Spalletti, il CT e gli azzurri con gli impegni appunto della nazionale. La scuola chiusa per il Ramadan, scelta pratica, insulti al preside intanto per quello che sta accadendo. E poi la lite tra l'ex toghe e quei rischi per l'antimafia, 10 parole per far pensare a uno scontro fra toghe, l'approfondimento dalla prima pagina del Corriere della Sera. Noi poi andiamo a Repubblica con PNRR sotto accusa, la Corte dei Conti che picco il decreto del governo, riduce le risorse sulla sanità, accorda troppi poteri a Palazzo Chigi, ospedali, l'esecutivo taglia oltre 1 miliardo, regioni in rivolta contro Fitto e Schillaci, la protesta anche per Occhiuto di Forza Italia. Attacco hacker a Meloni, violato il profilo social e allarme, in questo caso ancora un attacco hacker che purtroppo si ripresenta spesso anche per personaggi di primo piano. Poi 1041 bare a Roma nell'indifferenza, il lavoro uccide, il requiem sui diritti, in questo caso appunto in Piazza del Popolo, le vittime sul lavoro in Italia 1041 e a Roma le bare, appunto per quanto riguarda anche la foto notizia a centro pagina. Per noi è arrivato il momento di parlare degli Stati Uniti, le fake dei trumpiani su Madame Macron, Brigitte è un uomo, e in questo caso insomma si parla di Lady Macron, così definita. Hamas, capi e vice in fuga e noi civili lasciati qui a morire, reportage dalla guerra. La Stampa con il titolo Russia, sgarbo di Salvini a Meloni, la Premier nei territori occupati, elezioni farsa, mai truppe a Kiev, il leader leghista diserta il Senato, il presidente Mattarella torna a invocare la pace, ma servono criteri di giustizia e autentica equità. Se l'università scarica Israele a Torino, no del Senato accademico ai progetti di cooperazione, colpa della guerra a Gaza. Poi le lezioni di Einaudi, il capitalismo di oggi, nell'anniversario appunto, Luigi Einaudi venne nominato governatore della Banca d'Italia il 5 gennaio del 1945, quando la guerra non era ancora finita. Si va a ripercorrere dunque la carriera di un grande personaggio. E poi dalla prima pagina della Stampa si parla dell'Islam con Valditara che ringrazi la scuola, questo lo dice Chiara Saraceno. Per quanto riguarda invece un altro titolo, quello del Messaggero, BCE a fondo della BCE sul Green Deal, rallenta la produttività, lo studio di Francoforte sulle criticità delle nuove politiche ambientali, il rendimento delle imprese può calare di 1/3 in 5 anni. Poi il dramma di Arina, il compagno si suicida, si è gettato dalla loro stanza, in questo caso appunto si parla della tennista, la vedete nella foto con questa vicenda davvero drammatica. Morta con il fidanzato, l'Iran peccatrice e respinge la salma, i due giovani asfissiati a Napoli mentre erano appartati in auto, Teheran si oppone al rimpatrio.
Per quanto riguarda noi è il momento della pubblicità, poi proseguiremo la rassegna stampa e abbiamo già un collegamento pronto per la prossima intervista. Il vantaggio di avere un microfono, io e i nostri registi no, è che posso sempre dare la colpa a loro quando arriviamo in ritardo per qualche intervista, ci sta aspettando da un po', ma adesso è collegato e anche noi siamo collegati con piacere con lui. Salutiamo il presidente della Menzana Basketball, che è già in onda, e quindi andiamo a dargli il buongiorno, Francesco Frati. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Buongiorno presidente, ben ritrovato. Parliamo della Menzana, un momento insomma particolare per quanto riguarda la stagione agonistica. Potrei partire subito chiedendo come finirà il campionato, come finirà la stagione, ma lo faremo dopo. Adesso parliamo invece dell'incontro con Totti. Riprendiamo la notizia che abbiamo pubblicato sul sito www.radiosienatv.it, la Menzana dunque che va ad incrociare con altre aziende, con altre attività, quella che è una collaborazione, adesso si parla di questa, con Betsson e con Totti, appunto, che è il testimonial al quale è stata consegnata la maglia biancoverde numero 10. Allora, com'è andato questo incontro? Beh, è andato bene, è stata una cosa opportuna, anche conoscere nuove realtà, altre realtà sportive, in sport diversi dal basket, che sono sostanzialmente la platea a cui si è rivolta Betsson Sport in questa iniziativa di ingresso del mondo sportivo italiano attraverso una serie di specializzazioni di realtà che Presidente, abbiamo qualche problema di collegamento, non riusciamo a sentire bene nitidamente le parole appunto di Francesco Frati, potrebbe esserci un problema di audio, vediamo adesso se riusciamo. Adesso mi sentite? Più o meno stessa situazione, vediamo di mettere a punto questo collegamento, non sappiamo qual è il problema, potrebbe essere però forse un discorso delle cuffie, vediamo se magari posso provare a togliere. Vediamo adesso se siamo in diretta, quindi questo, come si dice, è il bello della diretta. Recuperiamo il collegamento con il presidente della Menzana, andremo a parlare dell'incontro, andremo a parlare della stagione della Menzana, una Menzana che insomma vuole ovviamente scalare le graduatorie, vuole tornare ai fasti del passato. Torniamo noi invece al presidente. Adesso mi sentite? Adesso perfettamente, eccoci qua. Allora, sicuramente un problema degli auricolari, di cui mi scuso. Nessun problema. No, stavo dicendo che è stata una bella occasione di conoscere altre realtà sportive che militano in campionati non di punta, perché questo era un po' l'obiettivo di Betsson Sport, quello di legare il proprio nome ad una serie di realtà in sport diversi, tra cui il basket, ovviamente, in regioni diverse, così da creare una rete di società che possono anche contribuire ad allacciare relazioni tra società. Incidentalmente Betsson Sport ha scelto Francesco Totti come suo testimonial, quindi abbiamo avuto l'occasione così di salutare questo grandissimo campione che è oggettivamente amato da tutti i tifosi della Roma e non tifosi della Roma. E questo per noi è stato così un motivo di divertimento in quella mattinata romana. Ce la facciamo a portarlo a vedere una partita della Menzana? Beh, ci proviamo. Sicuramente lui ha questo accordo con Betsson Sport. Adesso vediamo se riusciamo a convincerlo a venire a sostenere i biancoverdi. Ovviamente la Menzana si sta muovendo a 360 gradi, molto importanti queste collaborazioni, ma ci sembra di capire anche molto importante creare un'immagine nuova, diversa, solida per quanto riguarda il futuro della società e della squadra. Sì, ci tengo a ribadire che la più importante delle nostre collaborazioni ovviamente è quella con il nostro title sponsor e main sponsor Notte di Siena, che a dicembre dello scorso anno decise di legare il proprio nome in maniera importante alla nostra squadra, così che il brand della Menzana potesse accompagnarsi al brand Notte di Siena in questo percorso di crescita. In questi mesi noi abbiamo consolidato ovviamente la collaborazione con Notte di Siena, con Gianluca Rotondi, il suo proprietario, che ringrazio, e siamo anche riusciti ad allargare un po' il gruppo di partner commerciali
che evidentemente hanno trovato interessante investire sulla Menzana, probabilmente anche alla luce dei buoni risultati che stiamo ottenendo quest'anno, non soltanto da un punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista dell'attenzione dei media e dell'attenzione degli appassionati senesi a proposito delle sorti della nostra squadra. La Notte di Siena Menzana è una squadra che in questo momento sta facendo, direi, molto bene, tenuto conto anche di quelle che erano le aspettative di partenza, e vogliamo continuare in questo percorso di crescita e consolidamento. Ci sono delle buone notizie che arrivano dallo sport senese per le nostre squadre di basket, per la squadra di calcio della Robur, non sarà solo un caso ovviamente. Beh, intanto fatemi fare i complimenti alla Robur, di cui sono anch'io da buon senese un grande tifoso, a tutto il suo staff e all'allenatore, alla squadra, per il risultato straordinario che hanno raggiunto. Non è mai facile vincere i campionati, specialmente quando gli occhi di tutti sono puntati sui risultati della squadra, e specialmente quando i giocatori si trovano a disputare un campionato in campi che magari, a cui magari non erano abituati. Quindi grandi complimenti alla Robur. Grandi complimenti anche alle altre squadre senesi, penso ovviamente all'Emma Villa Siena 2 di volley, penso alla Virtus Siena nella B interregionale di basket, e penso al Costone Siena, con il quale stiamo condividendo la prima posizione in questa sorta di pool promozione che spero ci possa portare entrambe a raggiungere i playoff. Anzi, che spero ci possa portare entrambe a figurare bene nei playoff, perché la qualificazione ai playoff ormai è assicurata. È un bel momento, credo sia un bel momento, e fa piacere che questo momento sia condiviso con tanti tifosi. Io vedo che ci sono un numero significativo di appassionati che seguono per esempio la Robur, per non parlare ovviamente delle circa 1000 persone che ogni partita vengono a vedere la Notte di Siena Menzana, e questo per noi ovviamente è ciò che ci spinge a far bene. La Menzana è una squadra della gente, è una squadra che lavora, la nostra organizzazione lavora e i nostri ragazzi giocano sorretti dalla grande attenzione e dal grande supporto che ci danno i nostri tifosi. La Menzana è in primis una squadra dei nostri appassionati, e cerchiamo di fare del nostro meglio per dar loro le migliori soddisfazioni possibili. Beh, l'abbiamo lasciata per ultima la domanda, ma insomma, Presidente, alla fine come si concluderà la stagione della Menzana? Difficile fare un pronostico? Rispondo con un'affermazione. La stagione della Menzana è già una stagione positiva, perché come dicevo poc'anzi stiamo raggiungendo risultati ben al di sopra delle nostre aspettative. In questo momento abbiamo raggiunto, credo con merito, la qualificazione ai playoff, e come ho detto ai nostri giocatori, vogliamo giocare una partita per volta per poi vedere il 14 di aprile a che punto saremo nella griglia dei playoff. E poi ovviamente i playoff sono sempre un momento un po' particolare, no? Abbiamo visto negli anni situazioni di ogni tipo, e quindi vogliamo giocarcela fino in fondo, consapevoli che la nostra è una squadra giovane. Siamo l'unica squadra di questa pool promozione a non avere neppure un giocatore trentenne in rosa, siamo tutti under 30, e siamo anche la squadra che ha la minore esperienza dal punto di vista di campionati di serie superiori disputati. Quindi partiamo da questi due diciamo punti qualificanti, che io voglio definire qualificanti perché il fatto di avere una squadra giovane, il fatto di avere una squadra che non ha ragazzi che hanno già calcato i campi, diciamo così, delle serie superiori, ci dà grande vitalità, grande entusiasmo, e ci dà soprattutto la fame di poter da soli raggiungere per la prima volta, per molti di questi ragazzi, un traguardo così importante. Ma in questo momento il nostro obiettivo è quello di divertirci in campo e di far divertire i tifosi che vengono a vederci ogni domenica, seguendoci in gran numero anche in trasferta. E questo
per noi è l'obiettivo principale. Grazie Presidente per questa chiacchierata, in bocca al lupo e ovviamente tanti complimenti per quello che avete fatto fino a qui e per quello ovviamente che riuscirete a fare da ora in avanti. Buona giornata. Grazie a voi e una buona giornata a tutti coloro che ci vedono e che ci ascoltano. Grazie al Presidente Francesco Frati, abbiamo parlato di Menzana, adesso parliamo anche di previsioni del tempo, giusto insomma i secondi per effettuare il collegamento, però inganniamo l'attesa con la pagina della Gazzetta dello Sport, la nostra rassegna stampa che va avanti e quindi scontro mai visto, questa vicenda particolare, Acerbi, Juan Jesus, il caso razzismo, due versioni, gli interrogatori, i video e gli audio, vogliamo la verità, scrive la Gazzetta, dedicando praticamente quasi mezza pagina a questa notizia. Poi Max resta in sella se si qualifica per la Champions, dunque resterà alla guida della Juventus, si parla di Allegri. E poi Gio Barone, la anima viola che ha rilanciato la Fiorentina, il ricordo del dirigente, l'addio al braccio destro di Commisso, appunto, che è scomparso nella giornata di ieri. Ci sono altre notizie, la crisi di Hamilton, pensa già alla rossa, questo è l'interrogativo, con la Ferrari che dunque è dietro questo presunto momento di crisi di Hamilton. E poi Russia all'Olimpiade soltanto con 37 atleti, Parigi 2024 perde una superpotenza. Noi invece acquistiamo il collegamento con Meteolam, andiamo a sentire quella che è la previsione di oggi. Buongiorno a tutti, primo giorno di primavera e anche il tempo sembra andare in quel senso. Giornata soleggiata e mattina un po' freschino con temperature inferiori ai 10 gradi sulle zone interne, ma nel pomeriggio, come possiamo vedere anche dalla grafica, temperature che superano localmente anche 21-22 gradi, quindi diciamo che almeno per oggi e in parte anche per domani, come faccio vedere anche dalla grafica, le giornate saranno primaverili. Domani arriverà un po' di umidità, quindi avremo di nuovo qualche foschia o addirittura nebbia sulle zone interne in mattinata, in attesa poi di un parziale peggioramento tra il tardo pomeriggio e la serata, quando saranno localmente possibili anche delle deboli piogge durante la notte. Comunque le condizioni si mantengono in prevalenza stabili. Direi che è tutto, vi restituisco la linea, buona giornata. Ci ritroviamo domani mattina, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Noi andiamo subito in pubblicità e poi alla seconda parte di Buongiorno Siena con altre interviste, ovviamente con la rassegna stampa locale. E dunque avevamo dato delle notizie riprese dai quotidiani nazionali, siamo andati poi a chiudere con la Gazzetta dello Sport, ma di notizie ne abbiamo anche altre, perché possiamo curiosare tra i lanci di agenzia dell'ANSA e capire che la notizia più fresca, quella più recente delle 7:58, veramente di pochissimi minuti fa, riguarda il petrolio, riguarda il dato meno 0,41%, petrolio in calo a $83.13, l'euro poco mosso invece per quanto riguarda l'avvio delle consultazioni. E poi Del Fante che dice rimodelliamo Poste per una crescita sostanziale, e capiremo poi come andrà a muoversi, come andrà a crescere questa azienda. Meloni in Senato, una farsa il voto nell'Ucraina occupata, in questo caso il riferimento appunto a quello che è accaduto con le elezioni in Russia. Adesso ci spostiamo invece al Corriere di Siena in attesa del prossimo collegamento. Corriere di Siena che parla di sinergie contro il Comune, Università nella Comunità Energetica, il Presidente Vigni che lancia le frecciate, l'amministrazione non si faccia colonizzare, Polizia a Lecceto, la lotta allo spaccio e poi Paycare, non abbiamo la soluzione. Per quanto riguarda Castiglion d'Orcia, Presenza Attiva chiede di acquisire il Fosso Bianco, una mozione della lista, e Monteriggioni caccia la conferma, Frosini candidato sindaco scelto dal centro-sinistra, incidente sul lavoro, affidata la perizia, un giovane operaio morì a Gaiole e in questo caso appunto il GUP Elena Pollini ha affidato l'incarico a un ingegnere per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ci sono altre news, il magistrato delle contrade Squarci, un onore essere il rettore confermato, lo abbiamo intervistato ieri mattina, biotecnopolo a rischio per Siena va all'attacco, nuova legge che potrebbe reputarlo a fondazione inutile, in questo caso insomma la vicenda del biotecnopolo è sempre in primissimo piano. Ancora con Siena Energie che punge il comune Vigni, spero si privilegi un progetto della città invece di farsi colonizzare dall'esterno. La discussione sull'adesione di Palazzo Pubblico rinviata nell'ultimo consiglio dovrebbe esserci venerdì.
università entra nella comunità, Di Pietra dice contribuiremo, e poi il presidente di ANCE Marchettini incentivi alle aziende virtuose, lo chiede appunto ANCE Siena. Paycare, non abbiamo soluzioni ma le cerchiamo, i vertici dell'azienda si sono confrontati in comune con il sindaco e in questo caso anche l'intervento dei sindacati, lavoriamo come interinali senza certezze. Poi la cronaca giudiziaria, operaio che morì sul lavoro, tribunale affida la perizia, la tragedia a Gaiola in Chianti lo scorso dicembre, nominati consulenti delle parti. Il blitz nel bosco di Lecceto, smantellate le postazioni utilizzate per lo spaccio. Ci spostiamo avanti ancora con altre notizie per quanto riguarda quello che il Corriere di Siena propone quest'oggi. Per Siena attacca su Biotecnopolo, non c'è l'accordo, e in questo caso la formazione civica che dice ministero starebbe per inserirlo nella lista delle fondazioni inutili e le forze locali continuano a dire altro. Squarci, rettore in continuità, nessuno come Siena nella tutela dei cavalli. Chi fa la legge ne deve tener conto. Lunedì solo conferme ai vertici del magistrato. Tempi complicati, ma ho fiducia nelle contrade, lo dice appunto il rettore confermato del magistrato delle contrade. Lo abbiamo intervistato ieri, ora invece adesso andiamo a fare un'intervista che riguarda il territorio. Come ogni giorno ci spostiamo un po' qua, un po' là, nei comuni appunto della provincia senese. Andiamo a Radicofani perché c'è una bella notizia. Abbiamo già il sindaco Francesco Fabrizi collegato con noi. Buongiorno. Lo vediamo in collegamento, non lo sentiamo ancora. Il primo buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Sì, adesso tutto ok, tutto a posto. Dunque il collegamento va bene e possiamo parlare di una novità che riguarda l'osservatorio astronomico, la data del 20 aprile per l'inaugurazione. Un progetto importante, una delle eccellenze per quanto vi riguarda, per quanto riguarda Radicofani. Sì, è da molti anni che aspettavamo di proprio di terminare questi lavori sull'osservatorio astronomico e ci siamo riusciti, e quindi il 20 di aprile si inaugura. Noi pensiamo che sia un valore aggiunto per tutto il territorio, perché offrirà qualcosa in più ai turisti che visitano non solo Radicofani ma tutta la Laminata Val d'Orcia e anche la Val di Chiana. E quindi ecco, noi ci abbiamo investito molto, abbiamo avuto nei primi anni anche un aiuto della Fondazione del Monte dei Paschi, ultimamente siamo intervenuti con risorse del Comune, insomma, quindi tutti insieme siamo riusciti dopo molti anni, perché sono passati ormai più di 20 anni dall'inizio dei lavori, siamo riusciti a terminarli, insomma. Ecco, parliamo un po' di questi interventi nella struttura, per come si è arrivati appunto alla conclusione, come funzionerà, insomma, quali caratteristiche avrà l'osservatorio di Monte Calcinaio. Ma l'obiettivo dell'osservatorio di Monte Calcinaio è quello, come ho detto, di fare sì divulgazione scientifica, ma soprattutto di dare un'offerta turistica in più al territorio, quindi riuscire a coniugare ricerca scientifica con esperienze turistiche in più. Inoltre si può ovviamente lavorare anche con le scuole, perché l'obiettivo è anche quello di far conoscere ai giovani, ai studenti, cosa sono le stelle e tutto l'universo, perché è un campo davvero che non conosciamo, e quindi è bene che almeno noi profani non conosciamo. Poi gli addetti ai lavori sono molto più bravi di noi, ovviamente, quindi sarà, ecco, a tutto campo un centro io spero, di divulgazione scientifica e di promozione turistica. Tra l'altro dobbiamo dire strumentazioni, insomma, d'avanguardia, una struttura moderna che quindi si pone al centro dell'attenzione, come diceva il sindaco, per i turisti, anche per l'osservazione del cielo. Poi voi, insomma, siete anche fortunati perché da Radicofani magari è un po' più comodo, un po' più vicino osservare le stelle. Ora facciamo una battuta, ma insomma è così, la posizione ve lo consente. Comunque è più, sicuramente è più buio, questo sì,
abbiamo tanti svantaggi, ma quello della luminosità, in questo caso della poca luminosità, ci avvantaggia, insomma. E quindi come ho detto, poca luce aiuta soprattutto a chi è, a chi va alla ricerca, insomma, a chi osserva le stelle. E oltretutto il Monte Calcinaio è nel comune di Radicofani, però a 7 km dal paese, in direzione Sarteano, quindi nella strada che da Radicofani va a Sarteano, vicino anche a poco più di 20 km dal castello autostradale. Quindi luogo strategico, sicuramente luogo strategico. Vie di comunicazione importanti, quindi io abbiamo poi la linea che sì, va sì, viene. Esatto, ecco. Io credo che ecco si possa fare un bel lavoro nei prossimi anni. Adesso abbiamo recuperato la voce del primo sì. cittadino di Radicofani, abbiamo perso un attimo, abbiamo capito comunque il senso, si parlava di un luogo strategico dal punto di vista anche dei collegamenti con altri comuni e con le vie d'accesso principali. Si comincia, come detto, il 20 aprile con l'inaugurazione e quindi alle porte, al ridosso di una stagione turistica che speriamo, Sindaco, sia assolutamente positiva. Quali sono le avvisaglie, quali sono un po' le anticipazioni per quanto riguarda il periodo estivo? Ma noi siamo ottimisti perché i numeri sono in aumento negli ultimi anni, quindi siamo, ecco, anche per il lavoro fatto sia dal comune ma da tutte le associazioni, è chiaro che c'è molto da lavorare, perché comunque c'è da lavorare, però fortunatamente ormai il turismo a Radicofani durante tutto l'anno, quindi questo ci aiuta molto anche nell'accoglienza, accoglienza ormai diffusa sia in campagna che nei due paesi, Radicofani e Cotignano. Quindi io credo che si possa partire bene ora con l'arrivo della primavera, insomma. È chiaro che come ho detto, ancora c'è molto da lavorare, però insomma siamo sulla strada giusta. Grazie Sindaco, un saluto a Radicofani e dunque ricordiamo l'appuntamento del 20 aprile per l'inaugurazione dell'osservatorio astronomico. Beh, un dato importante sicuramente da sottolineare. Buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Salutiamo Francesco Fabrizi, adesso invece abbiamo la rubrica quotidiana della notizia del giorno in 100 secondi e quindi ascoltate bene. Siamo pronti per questo appuntamento quotidiano, appunto l'approfondimento, la riflessione e qualcosa anche, possiamo dire, come sottolineatura per quella che per noi considerata la notizia del giorno in questi 100 secondi. Abbiamo il nostro direttore Matteo Borzi. Sperimentare nuove forme di didattica in modo che questa sia sempre più innovativa ed inclusiva. Questo è lo scopo dell'Università di Siena grazie all'utilizzo dell'avatar Atena, uno strumento adottato dal sistema museale universitario senese che vuole rendere più accessibili gli spazi e che è stato utilizzato per la prima volta dal corso di botanica dell'Ateneo. L'avatar permette l'accesso in luoghi limitati al pubblico, perché accessibili solo a determinati professionisti o persone che non hanno abilità di entrare per barriere architettoniche insormontabili. Attraverso l'avatar, gli studenti in aula sono potuti entrare all'interno dell'erbario dell'università, luogo con accessi limitati, per evitare di danneggiare il materiale storico presente. Il docente si trovava in aula per pilotare l'avatar stesso con degli strumenti sullo schermo che permettono di muovere la telecamera. Questa mostra sia come si muove l'avatar nello spazio, sia il movimento fisico. Un'interazione con uno spazio di difficile accesso che fa vivere un'esperienza immersiva agli studenti rispetto alla lezione classica. Un passo avanti importante per aprire le porte a nuove forme di didattica.
Adesso concludiamo con la rassegna stampa locale. Eravamo alle pagine del Corriere di Siena per quanto riguarda le notizie sulle contrade, sul mondo del palio e sulla conferma del rettore del magistrato delle contrade. Andiamo avanti con le altre news e quindi per quanto riguarda il Corriere adesso c'è una notizia che giunge dalla provincia Castiglion d'Orcia, mozione per il Fosso Bianco. La lista civica presenza attiva chiede al comune di acquisirlo insieme alla grotta di Bagni San Filippo. Poi Amiata, donne in strada per contrastare la violenza. Invece nella pagina successiva del Corriere si parla di Monteriggioni, Frosini corre ancora da sindaco, è candidato da PD, Italia Viva, Azione e Più Europa, scelta condivisa e percorso da fare insieme. Poi invece per le notizie sportive, calcio di eccellenza, la Robur si gode il trionfo, Ricciardo è stato tra i protagonisti, i 28 risultati utili consecutivi sono un grande traguardo, la gioia del portiere Giusti, è bellissimo festeggiare dopo questa annata. Per quanto riguarda la Mezzana Runners che conquista la 34esima scarpinata di primavera, la notizia di podismo, e poi invece per noi le pagine della Nazione con il titolo Le università e il calo di iscritti, le colpe degli atenei telematici, troppe fabbriche di lauree facili, i numeri del rettore Roberto Di Pietra. La legge per salvare le aree interne, la provincia agli ultimi posti per densità abitativa, il senatore Franceschelli dice fondi aggiuntivi per i servizi. La fotonotizia per operazione di bonifica a Lecceto con municipale, polizia e Sei Toscana, trovati molti bivacchi allestiti dai pusher, il bosco della droga. Questo è il titolo. Invece per quanto riguarda Squarci, rettore del magistrato delle contrade, vicende giudiziarie, la nostra riflessione, elezioni a Monteriggioni, il sindaco Frosini avanti per fare il bis. Ancora rimanendo in tema di politica, PD direzione regionale che blinda Sarracino, ora si cambia. E poi industriale in comune, Capitani vice sindaco che dice il piano strutturale pronto a inizio del 2025. Ancora altri titoli, il riferimento all'apertura dalla prima pagina per la città e l'Ateneo, l'università che frena sul calo di iscritti, troppe fabbriche di lauree facili, lo dice il rettore Di Pietra. Poi dall'Ateneo di Siena alle aree interne, la legge per tutelarle, più risorse per pagare i servizi. Ci spostiamo adesso alle storie di Nera con infortunio mortale, il giudice vuole sapere come è volato giù il giovane operaio, l'incidente che avvenne a Gaiole, perse la vita un 24enne. Per quanto riguarda Lecceto, spaccio nel bosco, controlli di vigili e polizia, rimossi rifiuti di ogni tipo. Questo per la lotta al degrado. Poi Sarracino, commissario del PD, arrivata la ratifica, si riaccende però la polemica. Il piano strutturale pronto a inizio 2025, tra giunta industriali trovata una sintonia nella pagina dedicata all'economia, anzi ai nodi dell'economia, così da titolo della Nazione. Le priorità del magistrato delle contrade attesa per il decreto, vicende giudiziarie, la nostra riflessione, l'intervista appunto al rettore Squarci che abbiamo sentito ieri mattina in diretta. Onda, il sole bacia la festa, Folla e Brinzi in via Dupré per la giornata del 19 di marzo. Le pagine dalla Valdelsa con Monteriggioni, Frosini che vuole il bis, avanti ancora sulla buona strada, poi allarme truffe agli anziani, forze dell'ordine, ospiti di Confesercenti, questo accade a Poggibonsi, c'è sempre da fare un richiamo e soprattutto da dare indicazioni alle persone più fragili, più deboli, quelle esposte appunto alle truffe. Sei sensori, una rete protettiva, i vigili del fuoco a San Gimignano curano le ferite di Torre Grossa. Ci spostiamo poi in Val di Chiana, capitale senza titolo, daremo corpo ai nostri progetti. La sindaca Carletti parla appunto della Val di Chiana che ha perso la gara per la capitale della cultura 2026. Abbadia e il centro INPS, sindacati e comune a difesa del servizio. Poi ancora per le notizie di carattere sportivo, dopo le pagine dedicate all'ambiente, noi approdiamo appunto al fascicolo che intanto pone in primo piano per quanto riguarda quello che è accaduto, la foto dei tifosi della Fiorentina, dolore, applausi, grazie assai Gio Barone che è scomparso l'ultimo giorno del DG Ribelle, scrive appunto la Nazione. Invece alle cronache locali ci arriviamo, le cronache sportive locali ci arriviamo con il titolo che riguarda Boccardi, l'attaccante del Siena, il sogno si è avverato, ora altri gol prima di finire la stagione, appunto un sogno che si avvera per Boccardi, il DS Guerri festeggia vittoria dopo vittoria, abbiamo legittimato la promozione. Emma Villas domenica in trasferta a Santa Croce, parliamo di volley, i bianco-blu puntano a restare al secondo posto.
E invece Virtus ancora in corsa per gli spareggi dopo il KO a Casale Monferrato, e quindi per quanto riguarda poi i bassi, parla di San Giobbe, la San Giobbe lotterà fino alla fine. Queste le notizie sportive, andando ancora avanti, insomma c'è spazio anche per la Formula 1, sapete insomma di tutte le vicende che caratterizzano i motori, e noi andiamo a chiudere con il sito www.radiosienatv.it. Abbiamo parlato questa mattina della notizia sulla Menzana, l'incontro con Totti, adesso nuova stazione Medio Etruria, se ne parla in un incontro a Siena, dal titolo e dalla foto che vedete questa la news, l'approfondimento lo trovate sul nostro sito, mentre poi Politeama di Poggi Bonzi torna al teatro gourmet con Galeotto fu il risotto. Non c'è più tempo anche gli avvocati di Siena alla manifestazione di Roma per fermare i suicidi in carcere, un intervento che ritroviamo dalla home del sito www.radiosienatv. Poi Siena il 25 marzo la presentazione del programma degli Stati Generali della Salute, quindi una serie di appuntamenti, una serie di notizie che come al solito vanno dalla cronaca alla politica, all'economia, salute, sport, comune, palio, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Per tutte le notizie che vi diamo invece in diretta la mattina, l'appuntamento è domani, ore 7.15. Io saluto e ringrazio il giovane Tommaso in regia e anche Don Diego. Loro fanno un po' come Cimabue e Giotto. Alla fine l'allievo supera il maestro, attenzione. Ne riparliamo domani, ne riparliamo nei prossimi giorni. Un saluto a tutti.